Presidente, buonasera, bentrovati. Buonasera. In nome e per conto di Positano News, volete essere così gentile da metterci a corrente degli ultimi sviluppi e delle situazioni impellenti e di emergenza che sono comparse nel mondo del commercio sorrentino? Niente, ci sono state delle emergenze appunto dei palazzi che stanno in stato un po' di abbandono e quindi sono state fatte delle ordinanze per mettere in sicurezza, per la salvaguardia della salute dei nostri turisti e di noi stessi. Certamente. Qua a Viale Nizza fortunatamente insomma, abbiamo trovato un accordo, abbiamo mediato un accordo che fanno i lavori la mattina fino alle 9 e poi dalle 13 alle 17, in modo da recare quanto meno danno possibile alle attività commerciali. All'assetto commerciale. Diciamo che l'amministrazione insomma, ha capito, insomma, ha ricevuto il disagio che hanno i commercianti. Ma c'è stato un primo momento in cui in primo momento c'era stata la chiusura totale sia della strada che delle attività, cosa un po' diciamo che portava di strettissima emergenza che fortunatamente insomma ragionandoci bene dobbiamo dire anche la verità, l'amministrazione recepisce sempre diciamo le esigenze che disponibile, sono sottolinea, viene incontro. Anche se voglio dire, forse gli uffici non lavorano diciamo benissimo, perché questa emergenza esiste già da 5 anni, quindi si poteva programmare un periodo morto, diciamo tipo gennaio-febbraio, dove le attività possono pure avere una sospensione. Signor Parisi, mentre invece in altre situazioni ci stanno ugualmente delle criticità relativamente a musiche, suono e spettacoli, abbiamo altri, è un discorso un po' più lungo, altri assetti commerciali che non dico protestano, ma che si trovano un po' a disagio rispetto a delle cose che avvengono. Il problema della musica dal vivo è un problema, diciamo, è un discorso un po' più lungo, nel senso che noi siamo un paese turistico, viviamo di turismo. E ovviamente dobbiamo fare tutto per attirare i turisti e diciamo io credo che almeno a luglio e agosto si potrebbe prorogare nel fine settimana, il venerdì e il sabato, almeno fino all'una di sera, la musica sempre nei limiti dei decibel previsti della legge, perché diciamo, noi siamo un paese turistico, non possiamo chiudere alle 11:30 di attività, certamente, perché in altri posti sulla riviera Adriatica, altre cose, non ci fanno una concorrenza spietata, dove accolgono i giovani. Infatti diciamo, il turismo giovanile a Sorrento va sempre più scemando. Ma sono state, ultimamente sono apparse, diciamo così, nuove location che mirano ad avere l'attività e a cercare di arrecare il minor fastidio possibile, per esempio l'Arena sempre, del Porto a Sorrento, Piazza Angelina, un concerto la domenica sera, insomma ci fa piacere avere degli spettacoli, ma ci dispiace arrecare danno magari a qualche Noi siamo un paese turistico, diciamo luglio, agosto, diciamo, il venerdì e sabato si può anche tollerare un po' di musica, chi arriva diciamo, fino a luna di notte, potrebbe arrivare fino a luna di notte. Perché purtroppo noi viviamo di turismo e non possiamo chiudere la porta ai turisti. Sicuramente, decisamente. In effetti sono 4 weekend a luglio e 4 ad agosto. Poi per tutto l'anno diciamo, uno può riposare tranquillamente. Anche se quest'estate è un po' balorda, già di per sé normalmente sotto l'aspetto meteorologico sta mettendo in ginocchio al di sopra delle nostre fattibilità. Però noi chiediamo... chiederemo all'amministrazione di insomma, prolungare il venerdì al sabato diciamo, l'apertura della musica dal vivo fino a luna di notte, sempre nel rispetto dei decibel che diciamo, prevede la legge, appunto per attirare un po' di gioventù, un po' di turismo. Non è possibile che all'11:30 di sera bisogna spegnere. I problemi sono tantissimi, dalla metanizzazione allo sconquasso delle strade al riasfalto che adesso sta avvenendo prima nei comuni limitrofi, ma poi lo ritroveremo anche qua lungo le strade da sistemare. La galleria sì, galleria no, i nuovi approcci, Seano, la variante. È un progetto di 32 anni fa, quindi era prevedibile che 32 anni fa il numero di auto era certamente non quello di adesso, e quindi era più che prevedibile un disagio dovuto diciamo, all'imbuto che si creava a Seano.
Voi come associazione commercianti avete ancora delle proposte da mettere sul tavolo, delle discussioni con l'amministrazione pubblica? Che... Noi abbiamo vari progetti, sia per la viabilità, sia per l'abbellimento del arredo urbano, che presenteremo penso nel corso del mese di agosto, con la conferenza stampa presenteremo le varie proposte di LASCO, che adesso diciamo qualcosa già si è sentito, si è scritto sui giornali, però che adesso, non, poiché sono ancora in fase embrionale, non voglio diciamo, dire Benissimo. Cose che poi... Aspettiamo questo invito e sicuramente non mancheremo. Va bene, grazie. Saluti e buon lavoro.